Oggi no, l'ultima conference grossa questa oggi. Eh sì, Sì. Eh sì, ragazzi. l'ultima cosa che mi interesserà vedere praticamente alle 11 di stasera se mostrano veramente qualcosa di effettivo multiplayer di COD. E Mostrano. poi, Ponte, quando sono andato via ieri, io e Yuri abbiamo visto che ci sono praticamente stati dei trailer anche di gameplay di altri giochi Sony Sì, che... tipo di Nino Cuni, ho e di visto. anche Sì. GT Sport. Beh, cioè perché non li hanno Sì. inseriti? Cioè, è incredibile questa cosa. Infatti, è un po' strano questo, Boh, cosa ne ma dici? potevano fare l'oretta e mezza, sì, aggiungendo lì Sì, in mezzo al infatti, marasmo. non capisco, ragazzi. Boh. Cioè, le ore sono due, o boh, c'è cioè veramente alle pezze, oppure forse non avevano avuto, tipo non gli hanno dato i diritti di farlo, mi sembra strano però, tipo, ho detto no, non potete farlo, mi sembra strano. No, non credo, non credo. È che Infatti. Secondo me semplicemente. volevano fare un'ora e hanno detto tiriamo via roba. Non Boh, forse so voleva perché. risparmiare, ma considera anche un'altra cosa, cioè nel senso, ha parlato soltanto Sean lì e parlato, e basta. Sì, infatti, non c'è praticamente Secondo me hanno nessuno. fatto Non un po' c'è. di economia che vogliono far uscire la Play 5, adesso risparmiamo un attimo per Dobbiamo magari... cominciare a risparmiare, ragazzi, perché adesso arriva Play 5, dobbiamo pagare i Potrebbe di essere. Io ho nuovo. visto comunque il gameplay di Nino Kuni, mi ha fatto schifo, eh. A me non ha fatto schifo il gameplay di Nino Kuni. Cioè, Oh, se te ah, l'hai come visto, va? punti, gameplay... Io ho visto il trailer, ma si vedeva poco di gameplay, No, si io ho vedeva visto solo qualche gameplay. Cioè, non solo gameplay, ma un combattimento tipo di boss fight. Ma sembrava un misto tra gameplay di MMORPG e non ci crederei mai, ma Pikmin. Cioè, era uno delle due. Cioè, una cozzaglia. cielo, una cozzaglia di roba, quindi. Devo cercarlo perché io ho visto proprio il No, trailer. no, rimane passato io ieri. No, che si Guarda, vedeva un pochino te lo di faccio vedere gameplay. adesso. Tanto non siamo ancora partiti. Faccio vedere adesso. Ma Tanto Twitch ancora siete c'è. sempre su Twitch? E Siamo ci sempre su sono Twitch. questi tre idioti con lo sfondo di Mario? Guarda, noi almeno abbiamo una cosa ferma, bloccata, che non è... Aspetta che è giorno, vediamo un pochettino se magari è No, ma tanto partita. qua aggiorna automaticamente, dovrebbe No, a me mi dà offline Salve ancora. Alex, grande, primo arrivato. Alex, salve, ciao bello. Top, punti, eccolo. Ti ho fatto vedere. Ma Hai visto? ditemi, ma che canale è? Perché Ma ti ho non è passato. nel... Ti ho No, passato. sul canale Twitch, semplicemente iniziano dalle 18, Alle iniziano 18 direttamente iniziano. oggi. Il Sì. E canale delle tre, basta che sia su Twitch, sulla quello home ufficiale dovrebbe di esserci, eh. Twitch. Sulla home non ce l'ho, Ok, allora come gli basta che altri vai... discorsi. Scrivi Twitch, mi pare, proprio. Sì, twitch.tv/twitch, Sì, semplicemente. cioè Ah, quello ok. iper ufficiale loro. È strano che non stiano comunque parlando, che non sia online. Vedo un pochino la chat cosa dicono. Lasciate Nintendo attivo. salvaci, Nintendo salvaci, scrivono. Oddio, gli ha dato del diciamo genere che a ieri. Nintendo, è incredibile comunque. Ieri si è presa Che un evento po' troppo. c'è? C'è scritto, ragazzi, Nintendo. Nintendo, ragazzi, Sotto oggi nel mi ha titolo, fatto Nintendo, Nintendo, schifo. Nintendo. Diciamo che non ha fatto bene. Io dico così, dico. Come sempre l'avevamo detto prima, al coltello dalla parte del manico, ha troppe aspettative, potrebbe fare bene o potrebbe fare male. Ha fatto neutro, ha fatto Ha fatto tipo... neutro, esatto. Neutro, neutro con Diciamo riservatezza quasi praticamente. che rispetto alle precedenti presentazioni dell'E3 di anni passati per PS4, questa era quella più debole, sicuramente. Debole Questa era quella. sì, di robe scottanti soprattutto. Cioè, sono, alla fine, come ho detto bene io ieri, sono cose che tranne magari... Monster Hunter, tutto il resto era più che auspicabile da vedere e rivedere, anzi. Molti sono entusiasti, sì, ma perché Sì, praticamente noi stiamo vabbè, ma. Sì, parlando esclusivamente a titolo critico professionale, ma alla fine se tu consideri, tipo God of War, minchia, troppo bello lo voglio, Spider-Man troppo bello lo voglio, Monster Hunter, Fantastico, sto impazzendo, quello lì è normalissimo, però se devi analizzare gli tre come praticamente nuovi show... annunci. Sì, show di annunci nuovi, anche praticamente sostanzialmente anche con via di temporale, l'ho detto soltanto un'ora e potevano far vedere altre cose in più, è un po' debole sotto quel punto di vista, cioè bisogna analizzare Potevano mostrare quello. Nino Kuni, c'era GT Sport che potevano GT Sport. mostrare, c'era la sorpresina di Crash Assolutamente. Bandicoot, che alla fine la sorpresa di Crash Bandicoot è che potete usare Coco. Coco anche, potete usare, non era CTR, ma era ovvio, noi sognavamo, ma fin lì ci arrivavo anche io.
Il remake di Shadow of the Colossus non se l'aspettava Anche nessuno. No, quello bello mi sono anche. scordato di dirlo, dopo, cioè, tra due cose praticamente grossine di sorpresa, il resto ho già visto, potevamo fare di meglio. E come ho detto, è sempre la solita cosa, quando uno si aspetta tanto, poi Eh sì, facilmente rimane deluso, per esatto. così dire. Però Facilmente ti... non è brutto comunque, non è Non è andata male, brutto, no, non è no, 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 non energia stiamo cruda da dicendo che è dire brutto. Io lo sicuramente. sto comparando a quelli degli anni passati per Sì, PS2. esatto. Comparando E comprando anche il che... resto che abbiamo visto finora, che bisogna sempre comprarlo a livello di show, contenuti e strutture. Gioco di Spider-Man promette bene, sì, Sì, Shampoo promette sicuramente. bene. Adesso andando da parte, sia il questo non mi piace o il questo mi piace. Andando Sì. da parte quello. È alla faccia di quelli che dicono Perché. che sono Sonaro, io quest'anno sto facendo vincere Microsoft su Sony per quel che riguarda la conferenza di mezzo punto. Cioè, bisogna Di mezzo considerare gli aspetti soggettivi. Io a Microsoft darei Però... relativamente zero perché non mi interessa niente, tranne Quello multipiattaforma. è ovvio. Per dire, Però quindi stiamo parlando secondo di me quello. argomento vincitore vincitore è Ubisoft, secondo Sì, me. sì. In questo momento che sembra strano da dirlo, Attenzione, che eppure... poi vuoi vedere che questo è l'E3 di inaspettato. Che il peggio doveva essere Ubisoft, magari il peggio in assoluto che è Nintendo è sempre stato. Magari adesso esce fuori qualcosa di incredibile. La più Tipo, bella conferenza della storia. Rio, Tra potrebbe anche l'altro, ci si aspetta essere. una No, conferenza non corta. avendo presentato PS5, Mezz'ora. non era spiegabile assolutamente. Anzi, è meglio che non lo faccio di presentare una PS5 così al volo. Cioè, quello lì non è un problema assolutamente. Soltanto devo mostrare Voglio. delle Sì, bombizze di più. esatto. E Voglio comunque apprezzare. farlo durare magari di più l'evento, Attenta. mettendoci più gameplay alla fine, oppure non so, di più si può fare sempre, però Secondo vabbè. me, magari si tengono qualche bombettina The Last of per Us non l'hanno fatto vedere, The show. Last of Us. Infatti, io poi volevo Quello lì vedere lo vedremo all'Experience, secondo anche me. Shenmue, Non hanno fatto Bloodstained. vedere niente sul punto di vista della From Software, anche se molti dicono che praticamente lo vogliono sfruttare nel Tokyo Game Show. Comunque ci sono tante cose che sono rimaste un Sì. po' lì. Bisogna vedere un pochettino Tanto adesso è come si arrivato comporta. Paul, Rocket, io non so neanche stasera se facciamo qualcosa, perché considerevolmente parlando, bisogna vedere. Non lo so, vedremo Non lo ragazzi. so Magari ci perché. prendiamo un Sì. martedì libero e poi Adesso iniziamo domani alle abbiamo fatto 21. più che straordinari in questi giorni, più che Eh sì, eh. straordinari. Eh sì, ragazzi, sì. Intanto continuano Nintendo Save Us nella chat di Twitch. Sì, e poi secondo me finirà male, bisogna vedere. Io voglio la solita scenetta all'inizio da schiantarmi dal ridere, almeno quello voglio, Eh sì, almeno però quello lì ci vuole, è. ragazzi. Mamma mia, speriamo bene. Almeno Speriamo bene, quella è... speriamo. In need quella, ragazzi. Invocano anche Smash Bros. Melee HD. E Quello ancora. proprio non me ne sbatte niente. Quella anche a Ricordati me non interessa. Benji che è competitive, ricordati. Mamma mia, ragazzi, lasciamo perdere. Ah, per quel che riguarda lo schedule, è rimasto praticamente... Bah, niente di che, sono rimasti specialmente vari stage featuring con Electronic Arts, Nintendo, Bandai Namco, Square Enix, Ubisoft e un altro po' di robina. Fanno vedere, diciamo, giochi vari, si spostano No, da non ha un... detto neanche Infatti, niente la Sony su Final Fantasy VII, roba del genere, cioè proprio. vero? Mancava, cioè, c'era tanta roba di cui poteva parlare. Quello Mentre. l'avevano Quello. detto Sì, lo però, so che che l'avevano detto. Final Però sto Fantasy dicendo VII di cosa... tanti titoli che potevano eventualmente mostrare, anche se hanno detto che non l'avrebbero fatto. Ma. Un po' sottotono questi tre rispetto a delle Bisogna vedere adesso, li perdoniamo, se nella somma degli eventi tra conferenze E3 Gamescom dell'anno. e Tokyo Game Show e PlayStation Experience, la somma di tutti questi ci darà qualcosa di buono, praticamente. Ecco, Chris. Chris, buongiorno, ciao, benvenuto. Twitch comunque sia la stream spenta perché ovviamente si collega diretta con Nintendo, si collega. Sono qui. Dopo praticamente lo spotlight, cominciano il loro show di nuovo. Ho letto di uno show di mezz'ora di Nintendo, però penso che sia di un'ora in realtà. Penso che la roba di mezz'ora sia solamente una rumor sbagliata, anche perché Speriamo, se qua... perché che cavolo. Perché se qua Cioè, se no vedo facciamo che... di un quarto d'ora, ragazzi, ecco qua i giochi, via, cioè, buonanotte, cioè.
Se Di questa qua alla mezz'ora, fine. 10 minuti sarà Skyrim su Switch. No, non mi fate dire di nuovo Skyrim, vi No, prego. fatto. Guarda, vedere Skyrim Eh che bestemmie, ragazzi, sì. bestemmie. No, basta Skyrim, Tre basta sto gioco, non sta facendo cose, conference dai. su Cioè, sei metà che fanno vedere basta, ragazzi, Skyrim sto dopo Skyrim, Dio 7 anni, santo. 6 anni. Che Cioè, veramente, Skyrim che gioco da tavolo anche, vogliamo uscire, vogliamo vedere, nel senso. E io lo comprerei subito. Attenzione, no, vabbè. Ah, attenzione. Cioè, Ponte si è comprato il gioco di scatola di Dark Souls e Di ancora Dark Souls, comunque però stai ad deve arrivare, aspettare. cioè È mia arrivato madre lo Windy. pagheranno. Oh, è Sì, partito qualcosa, attenzione. quindi, oh, è partito qualcosa, Oh, attenzione, Nintendo mamma, vaffanbodo, Spotlight me l'ha sta arrivando. smerato un pochino. Ci Ti ha penso smerdato io. un po'. Tanto c'è tempo, abbiamo ancora 15 minuti, ci penso Sì, ancora io. 15 minuti. Tanto l'audio non ve lo metto, è partita la pubblicità che fa Questa che è normale, quindi. la... Ci penso io. Tanto la musica non ce ne può sbattere di meno, e l'ho giusto un attimo. A me non è partito, non so se sono nello stesso coso vostro. Sì, è Vabbè, partito a me. vedremo. Mi trasforma. Allora, dovrebbe essere questo. Lo riduciamo. Guarda, guarda. Benji, ormai l'esperienza di questi programmini va al volo. Tro, fine, guarda. Guarda Perfetto. lì, che experience che Mamma mia, abbiamo, eh? grazie. Va, fatto. Wow. Ecco qua, la stream inizierà tra 14 minuti. Sì, 14 minuti, noi intanto che Quindi aspettiamo. proprio in orario orario. Ovviamente devono partire prima, altrimenti ci sono problemi. Ho fatto No, bene. beh, ovvio, dobbiamo sempre partire un po' prima, anche per discutere un po' di quello che è successo ieri. Intanto Sì. Ma dicono Bloodborne 2 Switch esclusiva, Phil Spencer ha detto nella chat di Twitch, il che mi fa abbastanza ridere, mi fa. anche perché Bloodborne l'hanno detto praticamente, mi sembrava l'avevano negato che potessero fare qualcosa di quell'aspetto. Vabbè, però Vedi, voglio un vedere. Mario Party potrebbe essere probabile, potrebbe Un Mario essere. Party decente, io non lo vedo dai tempi di Mario Party 5, meno personalmente parlando, eh. Cioè, che tutto un dire, eh? L'epoca di GameCube. Ciao. Ah. 2017 mi sta deludendo per quel che riguarda le conferenze, però si può ancora salvare con le Ce ne ultime, che sono le... altre, possiamo dire, meno Ci sono male. altre tre grosse. Che faremo Gamescom. tutte. Sì. Se possiamo, sì, Gamescom, Tokyo Game Show Game e PlayStation Show, Experience. Experience, che Sì. l'Experience l'hanno già annunciata, non hanno proprio perso tempo, non hanno, l'hanno Sì. annunciata che è l'8 e il 9 dicembre. Dicembre, come al solito. Chissà se anche quella la potremmo fare. Vedremo, Secondo me vedremo, quando sì. possiamo noi. Sì, ma io tanto mi informo sempre con Twitch, mi informo e gli do uno sguardo. Nello spam, nella chat di Ormai che non Twitch. ce l'ho la chat, perché sto guardando dal programmino. Mentre sto guardando la stessa cosa che guardate voi, ragazzi, della chat, Sì. praticamente. Quindi mi salvo da quello che Benji, possono sei pronto scrivere. per un nuovo Metroid Federation? Ah, se mi escono fuori Metroid Metroid Federation, vi abbandono, cioè rimarrà solo io, vi dico questo. Federation Cioè, no, non solo, HD non solo, no, rimasterizzato non da solo, non 3DS. solo. Se mi esce fuori Retro Studios, io vado via, se non è Metroid. Qualsiasi cosa che mostrano, qualsiasi altro gioco. Che io me ne sono rotto i coglioni di questo don dei Donkey Kong merda, anche altre cazzate. Facciamo giochi seri, Dio Non santo. capisco perché. Non capisco perché Nintendo odia Metroid. Non Secondo capisco. me Kuja per Tokyo Game Show, conoscendo il titolo, Kuja, secondo ciao. me è là. E Sì, anche secondo poi me. le persone che spiegano troppo tardi, quindi devono comunque dare la patata in quel periodo. Comunque, Secondo me adesso spalmano io non un pochettino capisco neanche tra perché Gamescom lo odino, anche perché è stato il titolo veramente di amore totale per tutti gli utenti che hanno giocato, provato e amato. Cioè, è incredibile, non capisco perché questa cosa. L'hanno prima smerdato con Metroid Other M, che era una topaglia colossale, almeno personalmente parlando. E poi niente, morto, morto, fine, proprio buonanotte, perché boh. Basta, cioè, il suo successo basta vedere tutti i giochi adesso indie che si rifanno alla Infatti, struttura. cioè, Cioè, Nintendo è poco furba, perché poi, porca cioè, puttana. sì, ma che poi considerando, cioè, parlando di questo argomento, tu mi hai detto appunto come si chiama quel tipo di giochi, l'avevi detto una volta, mi sono scordato. Metroidvania. Sì, Eh sì, ma anche non aveva un Metroidvania. altro nome proprio, comunque, vabbè, non importa. Quel tipo di giochi, cioè Metroid Prime, come l'aveva fatto sulla GameCube, cioè, è l'unico, mi pare, in 3D fatto a livelli assurdi. Cioè, perché comunque sono sempre stati scelti per facilitarsi la vita, non creare problemi in 2D,
sempre con, praticamente con le porte, con il meccanismo uguale, però in 2D per modo tale da non Ma anche rischiare. Là era facessero un 3D, effetto di... perfetto, non aveva difetti quel gioco, Dio santo, madonna, era assurdo, era. Per l'epoca parlo 2005, anche prima, 2004-2005, 2003, cioè, ragazzi, quell'epoca lì era un gioco della Madonna. Comunque l'ho confermato che sono ben tre titoli, quindi qualcosa annunceranno Sì, prima o questo poi. Eh sì, beh, l'annunciano. certo. Ah, devo togliere Ripeto. music, se non avete capito, c'è la musica sotto. Ripeto, secondo me spalma un po' Sony un pochettino al Gamescom, magari al Gamescom predilige roba tipo GT Sport, che Anche qua in multi, Europa va probabilmente fa sempre vedere anche più code, altre cose del genere. bene. E poi praticamente al Tokyo Game Show un po' più di roba, anche perché è molto vicino al release di Xbox One X, probabilmente vuole anche Mamma un mia, il nome è po', dai. allucinante. Se gli spero lo cambio all'ultimo secondo, perché è veramente orribile. Oh, Xbox One X. È un nome veramente orribile, è un nome veramente È un orripilante, appunto. fuorilingua, abbiamo detto prima, l'abbiamo sentito, cioè non ha senso. No, però sto ai tre, cazzo, No, ma... Paul, io non me la faccio una rocket dopo, stacco che è veramente tanta roba da fare, poi di pomeriggio soprattutto io. No, Paul, noi facciamo la conferenza adesso e poi stasera facciamo una pausa, facciamo. Ok, Oggi ragazzi. vacanza, Oggi direi facciamo più una che pausa anche perché abbiamo meritata. fatto Bisogna l'extra. riposarsi. Sì, abbiamo fatto l'extra sabato, domenica, lunedì. Oggi riposo e domani si torna alle 21:30. Probabilmente o con Tecno o anche con Rocket. Non so Disco di cosa facciamo. Gianluca, capitolo in 2D. Sì, capitolo in 2D sono immortali. Però Ma ho fatto devi considerare detto. la difficoltà e il rischio che hanno fatto nel metterli in 3D, perché comunque era sempre stato un pallino di Nintendo all'inizio, quello di portare giochi in 2D in 3D. Ora l'hanno saltato su Nintendo 64, l'hanno proposto su GameCube. Non ha difetti. Cioè, quel gioco lì non ha Infatti. difetti. Non è Se portassero però Benji un zero. bel Metroid 2D, dai. Un Vabbè, a me po' come piacevano hanno fatto anche tantissimo con anche quelli, Sonic, no? assolutamente. Cioè, non disdegno, ma sostanzialmente c'era. Cioè, detto uno spettacolo. Uno spettacolo. Sega Dreamcast E poi salva considera anche questo, che è il stato il primo alla prima botta, perché considera, se uno pensa al miglioramento che possono fare, guarda, è andata bene, possiamo solo magari migliorare, proviamo a migiorare così, 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 magari facciamo Ma veramente un gioco ora, incredibile, io comunque vorrei era dati di merda. migliorabile Venduto ancora. davvero così male Metroid da mollarlo Io così da non, una i valori a parte? quell'epoca non li so, dovrei vederli adesso, ma Chissà, comunque chissà. non lo so, non ho idea. Comunque ricordiamoci che GameCube è stata una console relativamente fallimentare da un punto di vista di numeri, di vendite e Sì. tutto il resto. Per quanto riguarda i giochi, erano di qualità incredibile rispetto, magari almeno personalmente parlando, Quando vedi, ma alle proprio console nuove tipo Wii e compagnia. è anche un simbolo di come siano cambiati i tempi, no? Era la console più forte, a Sì, di livello proprio di struttura hardware. coso, Struttura hardware era la più forte. e Che i appunto multipiatta no, andavano non, meglio sulla GameCube che negli altri. non c'era questa comunicazione, o comunque. Sì, era una C'era cosa il problema PS2, ricordiamo che no, quell'epoca sì, che è un problemone. diciamo Tanto che Paul mi sì. chiede se ho scaricato i DLC di GTA. No, ancora no, Paul. Vedo di scaricarli al più presto possibile. Sì, vedi, qui per me Wii e Wii U, cioè, dalla Wii in poi veramente topaglie, sia per i giochi che per tu, cioè veramente cioè, si conto, per me meno personalmente parlando proprio ci contano sulla dita di una mano i giochi veramente buonini per quelle console. Hanno Sono 2 detto gigabyte. abbiamo fatto la console Power, non se l'è cagata nessuno, passiamo al casual. Sì, il problema è che hanno rinnovato quella Wii, gli è andata bene perché è una novità incredibile e poi hanno Eh sì, continuato a a pensare in quel modo e si pensare a sono quel rovinati modo. Quello è il praticamente. problema. Infatti Basta, cioè. la Wii ha fatto schifo al cazzo Ma anche e la questo, cioè, Switch adesso è cominciato bene, vediamo se tiene ancora il momentum, per me vediamo. era paglia, veramente, anche per quanto riguarda il prezzo, cioè, per No, è il prezzo che praticamente me. Il l'ammazza, perché se prezzo è non avessero messo anche quella cagata di la motion... priorità che danno su Motion, cioè loro danno priorità a quello, quello dovrebbe essere secondario. Facciamo, fra virgolette parlando, tipo Vero come fa problema di Sony con Nintendo? l'VR, VR non è primario, è secondario, è una Sì. add-on, Kush anche là dovrebbe essere considerato come una add-on, la Nintendo, cioè non è così. ha detto bene, il vero problema di Nintendo è che non sa fare marketing, non sa Ma fare. perché hanno il marketing orientale loro, cioè nel senso. Io continuo a dire comunque sia che se loro levavano quel cazzo di motion da quei Mamma, perché controller, poi, cioè, e poi levavano il ma si sensorino, capisce il perché puntano su telecamerino quello, di... anche per come hanno strutturato gli annunci iniziali della console, era veramente solo quello, Solo minchia, quello. mucche, ghiaccio, Sì, sparare alla gente. sciolino.
Che poi alla fine quel gioco chi se l'è inculato? Nessuno. Hanno tutti comprato la Switch per che cosa? Per Zelda, Zelda. certo. Male. Cioè, quale cazzo sono le priorità E allora? poi dovevi pagare, non era neanche gratuito dentro, Sì, tipo Wii quel Sport, gioco era da devi pagarlo. inserire, in ogni Switch Sì, cagata fuori dalla assolutamente. macchina. Cioè, è Io un gioco potevi, di Mario, merda. ma ti immagini mentre sei fuori all'aperto, tipo in un bar, prenditi, metti la Switch con i giochi col tuo amico incredibile, giochi in ordine West mentre sei lì. Ma non esiste, non esiste, non esiste. Quelli sono giochi da mettere in. Guarda, posso dire, ovviamente lo giapponese, ma al massimo un giapponese può fare una roba del genere, che non lo prendono per matto. Sì, Cioè, da esatto, noi, quindi, solo là, questo che solo là. stanno facendo, nel senso, questi sono matti come dei cavalli, cioè. Sono robe che Scusa, lascia. vai a mungere la mucca col tuo amico al bar. Vai, fai, mungi la Arriva mucca. tipo Composer, Neurodelivi, aiutateci. Vengono e ti portano, tipo, un TSO, ti fanno subito, Sì, tipo. subito, instant. Istantaneo. No, è una roba Cosa da c'è? mettere Cosa danno? Cosa danno in sulla questo testa e locale? gratis, un gioco così, dai, non ci sta Eh assolutamente in sì. tenda. Ma poi a prezzo pieno pure. Apprezzo, esatto, l'altro. Qualcosa di una truffa, praticamente. Siete probabilmente From annuncerà Tenchu. Se fanno Tenchu, guarda, mi metto Non l'ho a sentito da prima nessuna surpo in parte. diretta. Guarda. Non l'ho sentito da nessuna parte questa cosa. Siamo qui per vedere. No. Perché se facessero Tenchu, cazzo. Tenchu mi piaceva un sacco, mi piaceva, era molto bello. E se lo facessero per bene, con una 4 bella minuti. meccanica stealth, godo. 4 minuti, sì. Tra un po' Nintendo Spotlight, l'ultima conference The last. importante. Dulcis in fondo, chissà. Esatto. A proposito di giapponesate, domani in teoria mi arriva Nier Automata. Ah, bene, Ci fai un po' di bene. Ricordiamoci foto che delle Ponti ci sarà al chiappe Tokyo Game Show per noi, ci farà convention in diretta, sarà collegamento con lui. ci fai cose in diretta, la Ponti. Ricordiamoci coverage, ATS, però chissà se funziona ATS, sei lì, sai qual è il problema? Il problema è che mi dovrei recuperare dei mezzi semidecenti che. Dai, Almeno adesso è vero. foto, ma video, ots, magari qualcosina. Foto tantissimi. Intervista, intervista Ponte Miyazaki, attenzione. Oh, Dice bellissimo. Miyazaki, un messaggio da parte di un mio amico. Che, quale gli fai un rutto, tipo cosa del genere. Lui fa foto. Cioè, Oh, ne, ah, ne, ne. ah, sotto. Oppure fa anche. Solito coso giapponese. Non ho fatto vedere manco la mazza di Dragon Quest, Dio santo. Ma quello Tokyo Game Show tutta la Sì, vita. sicuramente. Che poi i Quali pezzi di merda giapponesi li fanno uscire prima loro nel loro posto. Che sai com'è, un gioco di merda, non fanno uscire prima da loro, no? A noi non interessano gli occidentali giochi così. Invece ci No, interessa molto figurati. Dragon Quest Heroes, quello lì è molto più bello, no? Sì. Ne hanno fatti Giusto? due anche, figurati. Oh, guarda. C'era uno che faceva un'intervista, immagino quindi nella diretta di Twitch o simile, Kuja dice. Dietro c'erano dei giornalisti che parlavano e alla domanda, ti ricordi che hanno detto per il gioco From Software? Lui ha risposto Tenchu. La chat è tipo esplosa e appena gli hanno fatto la domanda hanno chiuso il collegamento. Oh, attenzione. Ma mi sembra strano che sia così ritardato il Ma tizio, devo comunque. vedere Cioè, nel sta senso. roba, devo vedere Cioè, nel allora. senso, sono abbastanza ritardato, Tenchu, fai vedere un pochettino. È venuta fuori sta notizia qualche parte. Allora, Tenchu. Siamo i 3 2017 Tenchu. Vediamo se mi trovo qualcuno che ha scritto la notizia. una non tizia. La notizia. No, questa notizia non è uscita da nessuna parte. Tenchu Shadow Assassin. Però sì, Tenchu mi piacerebbe un sacco, mi piacerebbe. Uno di quei giochi che in mancanza poi di un Metal Gear, un bello stealth giapponesino così, fatto bene, godrei parecchio. Sarebbe bello. Tanto pronti, ragazzi? Manca un Ma minuto, quando mai, manca un manca minuto un adesso minuto. alzo il volume. Tanto alzo il volume, anche io alzo, dal mixerino, così me lo sento per bene. Knack per Switch, implorano nella chat di Twitch. Ma vabbè, Ah, fai anche ecco, tu. Sai che altro Knack che non è hanno fatto, mostrato. ho visto il trailer stamattina, che c'è un nuovo trailer effettivamente, che non Sì. hanno fatto vedere. Infatti. Knack sarà un titolo, il sequel sarà un titolo a 39,99 sarà, non è un titolo Hanno fatto pieno. bene. Hanno fatto bene.
No, comunque sia, stanno arrivando un po' di titoli che comunque sia sono interessanti e costano poco. Crash che costa 40, Everybody's Golf costa 40, anche Knack potrebbe essere interessante. Di cose che costa 40, buono, buono, veramente, non me lo sarei aspettato. No, infatti io sto aspettando che me lo mettano su Amazon anche Everybody's Golf per prenotarlo, altrimenti mi toccherà andare a prenotarlo qua al Fatto negozietto che c'ho un... ricordare che devo caricare la carta per Crash, che ce l'ho Bravo, su Amazon, me lo sono quello è scordato. vero, Me lo è sono vero, anch'io devo scordato, devo andare a farlo. farlo. Attento, eh. Io sto pensando se portare Elite Dangerous in streaming o meno, penso che lo Oh, porterò. Tekken 7 per Switch, Texas 4, ma No, come l'infamous cazzo fai a è... fare? Avete visto come Eccolo, cazzo ci è la siamo! roba del... Oddio. Alziamo un Arriva, po' arriva. il volume. Oh mamma, non mi dire che è quella puttanata che combattono perché già Arms. iniziamo malissimo. Oh no. È Arms. Comincia con Arms, comincia. Guarda che Vabbè, giorno questa che, come roba. al solito, sono indietro con me. Io. Mamma ragazzi, ecco, volete Tekken, l'avete azzeccato, ecco qua Tekken, Sì, eccolo là, ecco col qua Tekken della Tekken. Switch. È il Tekken Rocket per League, Switch. vabbè. Rocket League, va Perché bene. fanno vedere i tamarri? Dio santo, non c'entra Tamari con Rocket niente. League. C'entra nulla, però vabbè. Ah, fatto male, già un gameplay migliore di quello di Bono che ci lega. Lei aveva la stessa faccia che ho io quando gioco Rocket League e cerco di fare gol. Mamma, no, Continuo ecco un altro questa Tekken, piazza. Pokken ragazzi, loro hanno Pokken, guarda che Pokken, è spettacolo. vero che faranno E Pokken. io piace, non tizio, guarda. Mamma sua idea. Mamma. Ah, questo è FIFA Soccer, non FIFA 18, ricordiamoci. FIFA Soccer. Niente, FIFA 18 per Switch. Questo sta alle pezze, mi dico, mannaggia, Questo c'ha problemi, uno che si mette a giocare col pallone in mezzo. C'ha Talmente problemi. bello il gioco che ti viene proprio voglia di prendere il pallone e Sì, infatti, finire. certo. Ah, ma quanto è bello. No, ecco Splatoon, il classico gioco che dicono che rende Platoon. troppo competitivo. Mi ricordo la prima volta che facevo vedere tipo con i pro player secondo loro. Che ricordiamo che poi l'online di Nintendo Esatto. come è ben gestito con l'applicazione, roba clamorosa. Sia tramite Oh, sono invito che tramite curioso di chat. sapere come funziona, infatti, se funziona bene per tutti, sta applicazione o meno. Esatto. No, c'è scritto FIFA 18, c'è scritto però, aspetta. C'era In scritto effetti c'è scritto FIFA 18. 18, eh. Paro che Pokken Tournament, ragazzi. X, va bene. Nintendo Switch. Nintendo Spotlight, vediamo un po' cosa ci propone di nuovo. Non è Se chiamato c'è più solamente la Krause? vecchia. Oh, La ecco trappa Reggie, fa la ragazzi, vecchia. lui Reggie! Gli voglio bene, ma è il migliore, ragazzi, se questo fosse lui. è bello. If it's not Mamma mia. fun, why bother? If it's not a battle, where's the fun? It's a test that you pass or a quest that you fail. A race against time. Fun and battle always locked Ciao, together. Kefik. But the Benvenuto. game is also something else. It's a journey, a E viaggio. passport to new worlds, Ah, maybe even an odyssey. è Mario Look, Odyssey, a feel, sicuramente. Ah sì, an Mario Odyssey. exploration. Era Close normale che your iniziassero con focus Mario Odyssey, dai. Beh, and open your mind. Yes, the però è un gioco journey requires interessante, the vorrei right vedere di ticket. più, eh. And that ticket Ah, ecco qua il is dock, Nintendo Switch. schermo rigato subito. But in the end, Già rigato lo it's not just schermo, where you devo can già take your game. cambiarla. Vada lì. It's where your game can Vabbè. take you. Medio LAM, ma Effetti speciali. scusate, medio LAM Let's questa, attenzione. Tutto attorno a go. Windows te, XP, intanto. È venuto fuori. Vediamo Non sembra cos'ha. Questo Mario. non non sembra. sembra Mario. Story goes that when the world was young, Monolith Soft. everyone in Monolith Alress lived on the world tree. Soft. Un Together JRPG? with our No. divine father, Dai. the architect. Xenoblade. Forse sì. They called that paradise Elysium. La chat va proprio fuori di testa. Alcuni stanno anche proponendo Secret of Mana, penso che sia proprio Xenoblade, penso. Vediamo. Dalle ambientazioni, i colori, mi sembra Xenoblade. Sì. 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 Vediamo. Blade. As the driver of the Aegis. Molto cartunoso, animoso. In shell design, come che era? C'è shading. Shell shading. Let's go to Shell. Elysium.
Tanto lui gli tocca le puppe. Vabbè. Perché no? Perché no? Solo che poi c'è effetti strani, vedi. La spada è fighissima. Delle puppe abbastanza... che cazzo, ma una decima! Classic Japan. Eh sì, direi di sì. Mi ricordo c'era l'immagine di Nintendo qualche tempo fa, tipo diceva come far vendere la console per stare ai culi delle donzelle. Adesso sta, continuando sotto questa prospettiva. Non sbaglia, però. Non sbaglia mai, essendo pensieri. No, le spade di sto gioco sono fighissime. Sì. Vabbè, sempre Xenoblade, sempre avuto fantasia nel promuovere le spade. Sembra anche bello open world, mi sembra. Stile simile forse a World of Final Fantasy, perché ti guarda spazio, se ti guardi menu. Ma non sono sicuro al 100%. Sembra di distruzione. Not with words, but with your own strength. Everyone, let's go! Sono Black Chronicles 2, sì. Sì! È la Xenoblade 2. Sì, sì, sì. Arriva, arriva. Azzeccato, quindi. First look. Il primo look anche cosa, però. Attenzione. Oddio, pirati di nuovo. Ora? Secondo me è una trollata. Di wrestling questa. No, è una trollata. Vediamo. Kirby! Sì. Magari tornasse ai tempi dei primissimi giochi del NES, dello SNES, ragazzi, quindi... spettacolo. Kirby è sempre carino, si vede sempre un piacere. Da vedere. Sir Kibble, ragazzi, Poppy Bros. Oh, ti fai anche il colt, fai anche il party, che bellino. Luca, vecchio, salve! Ma rimasti soltanto due membri, potevi farti. Cioè, tu e un altro. Kirby promuove la bulimia. Il shampoo. No, un po' sì, diciamo che mangia un po' quello che gli capita a giro, qualche cosa. Però lo vedo sempre troppo semplificato, ormai Kirby non si toglierà più da quella cosa, perché ogni volta era abbastanza... cosa ha annunciato l'importante finora? Xenoblade 2 Chronicles. Sì. Hanno annunciato. Oddio, c'è un pezzo balletella con le mele dell'albero. Sì, sì, sono venuto adesso. Guarda lì. Lo vedo troppo semplificato, una volta almeno era un pochino più... ti dava un pochino più di sfida. Io mi ricordo quando giocai primi che potevi farli in due con un tuo amico e la lì era da sclare male. Tanto che Shinji Takahashi, che praticamente palesemente finto lì dietro. Sì, è abbastanza. I found out that Nintendo Switch is being accepted by video game fans from all over the world. Sesso Blade, Chronicles, questa la gnocca che c'era, dice. Alto di un punto a priori quella. Diciamo tette Blade, diciamolo. Tettone Blade. And share the experience. Non ce la fanno a parlare in inglese, non stiamo in Nintendo. Sì, ma non c'è bisogno di rifarmi capire che Nintendo la può portare fuori nella Switch, bla bla bla. This summer, Nintendo and its third-party partners will release many multiplayer games that can be played anytime, anywhere. And with anyone. Ah beh, sono un po', diciamo, agganciati al fatto che adesso in estate i prossimi escono un sacco di multiplayer. Faccia vedere. Mamma. Ciao. Sono gli seri schiavi che li fanno lavorare. Pokémon Company. Just the other day. Attenzione. Pokken Tournament Deluxe. Ah, è sempre Pokken. Mamma mia. This is the latest version of the premier Pokémon fighting game. Two people can dive right into battle Pokemon. Using two Joy-Con controllers. Che palle, però. Poi io vorrei un bel Pokémon stile quelli, diciamo, portatili, però per Switch. Quello sarebbe già molto più interessante. Questo giorno fanno veramente bene anche 3D open, incredibile. Sarebbe anche loro di farne uno così, invece che
sprecare tempo con sta roba. Sarebbe, È sarebbe, buono, comincia, la sarebbe. gente comincerebbe a fiondarsi ancora di Ed più su One Switch. Mara Has announcement, begun developing a attenzione. core RPG Pokémon title on Nintendo Switch. Ma Oh, l'avevamo già detto beh, questo. avevamo desiderato, eccolo qua. Arriva un In the RPG meantime, Pokémon per let's Nintendo enjoy Switch. this year's E3. Io spero non, faccio, thank non you li very facciano del much. tipo We Pomonculusseum heard e that the vari di Pokémon quella series is categoria being lì, developed for Nintendo perché Switch. non sono mai stati un What kind of granché. Pokémon game will we be able to Bisogna play vedere, on magari Nintendo Switch? fanno un I'm po' looking forward in to it myself. in stile classico, The per fare E3 stile we're mostly classico. showing games that will Vediamo. be released in Sì, 2017. bisogna vedere. Please Però note, dai, hanno here at annunciato Nintendo, così un po' we're alla working on leggera, many forms guardate, of arriva un Pokémon entertainment that per can only Switch, be che è made quello possible che on sarebbe Nintendo attiva, Switch. secondo me. We hope you look forward to Per la them as Switch well. Now let's funzionerebbe. continue on with the journey. Bisogna vedere Guarda però anche adesso Luca, come eccolo lì. Switch. Sì, Luca, ciao, ciao. Voglio informazioni su Ultrasole e Abbiamo Ultra. un altro trailer che parte nello spazio. Vediamo. Quelli lì comunque sempre su 3DS. No Man's Sky. Ogni volta ne vedo spazio C'è praticamente. un 4. 4. Fantastici 4. Fantastici 4. Oh merda. Non dire nulla quando sei Dengino. avanti. What is this? No, Benji, non guardare. Oh Oddio! my god. Oh mio Dio! Guarda, guarda! Guarda un po', guarda! Guarda un po' che sta arrivando! Benji, non ti sento! Benji è morto. Benji è morto! Sto scherzando, cioè, ma... Vabbè, Metroid Prime! allora via, lo devo prendere, basta, praticamente. Ah, devo Benji esce di prenderla. casa e va a comprare Switch. Basta praticamente. Indovinato? È finita. Che Yoshi! Guarda, penso sia la cosa più inaspettata del mondo finora nell'E3, penso. Cioè. Attenzione! Boh, che è incredibile. Signori, signori. E ti portano anche Metroid adesso, ti portano. È Nintendo che mi sta sorprendendo, signori. Io ho detto adesso vuoi vedere che fanno meglio di Fatto tutti. sì, Già Little Big Metroid. Planet Il incontra Yoshi. lavoro secondo me arriverà tra 1 o 2 anni. Eh sì, non hanno fatto vedere nulla, per cui sono proprio, secondo me, inizio. Spero lo facciano più sulla linea d'onda dei primi due, perché il terzo non era il migliore assolutamente degli altri. Metroid Toccherà Prime 3 comprare una intendo. Switch, Benji. Mi toccherà praticamente con Metroid. Metroid, ragazzi. Non l'avevamo messo sotto la gamba corta del tavolo la Nintendo Switch. Beh, che Epic, sì, ancora è sotto la gamba del tavolo, eh. Però se scende di prezzo e poi c'è anche Metroid Sì, e robe se in così. lavorazione non esce domani, Infatti, basta sostanzialmente che magari lo facciano faranno vedere il cadere prossimo E3 un po' qualche sto gameplay e prezzo. secondo me esce, per me sto fanno C'è uscire il qualcosa del team Ninja. 2019. Team Ninja. Ricordi cosa ti disse durante la live di Persona? Cioè io ripeto e continuo a ripetere che è inaspettato a livelli incomprensibili praticamente. Mamma mia, Dani. Dani, benvenuto. No, io sono ancora allibito da prima, io Sconvolto. sono sconvolto perché. Così nel silenzio, senza dir Sì, nulla, ho infatti. buttato lì. Buttato lì così. Cioè Vedo la live. bastava il titolo, bastava. Ricorda un po' Valkyria. Come si chiama quel RPG Sì. su Valkyrie Profile? Valkyria Mi Profile, bravo. sembra vestiti di Fire Emblem, mi sembra. È Fire Emblem. I am Marth, Marth, the Prince sì. of Altea. L'avevo detto We've subito. come here to save you. Remember that you can rely on your friends. We're with you. Get it together, you two. E c'è anche un If you Fire can't do Emblem this, you allora. can. Va, Fire Emblem. Diciamo che la cosa che già mi è Non mi è piaciuta piaciuto come molto. genere. No, ma con There's me, nothing la you cosa che mi è can't piaciuta di do. più per adesso è il fatto che deve arrivare un No bel matter Pokémon the per Switch, danger, e quello we potrebbe know farmi how comprare la comfortable Switch. working together. Per me Metroid a Metroid. priori, possono Metroid, fare dai. farmi vedere un pozzo di merda e poi Metroid Prime, Oh, dai, vabbè, però boh. male. Immagini se facciamo vedere Metroid Prime 4 e poi dopo sotto Federation.
Vabbè, prendevo qualcosa, spaccavo il monitor praticamente, perché già mi ha avuto un infarto quando ho letto la cosa. E poi c'è mai detto conto, mi ha detto Benji non guardare, ho detto oh mio Dio cos'è? T'ho fatto, oh no, c'è Skyrim, no, no, possiamo chiudere con la streaming, in dai, effetti. Possiamo oh, chiudere. Basta. Comunque la profetto ce n'è sempre. Really ragazzi, quante emozioni in questa conference, incredibile. Oh, guarda quanto è orribile di faccia con quei vestiti. Dan, io spero veramente che ora che l'abbiano detto, ora mente fredda che riesco un pochino a ragionare, posso dire che spero che Retro Studios si metta bene a lavorare e lo faccia come i primi due. Io spero non lo facciano sulle linee siamo del terzo, perché siamo. Il terzo non mi è piaciuto. Uno o due punti sotto gli altri. E speriamo veramente bene, Dan, comunque sia. Io pensavo fosse morto per sempre, sostanzialmente, ma. Mai dire mai. Quello veramente vale veramente troppo come gioco, se lo fanno bene. Beh, un po' di DLC anche per il nuovo anche hotel. Per... sì. Incredibile. Inaspettato direi anche questo. Cioè. Perché c'è la scala davanti e lui saliva il tronco, scusate? Quello è incomprensibile. A lui ne frega niente le scale, tanto. Sono troppo mainstream. Frega cazzo. Troppo mainstream e lui è un po' hipster. Tanto, allora. Tanto musica indiana anche qua, stiamo mettendo solo. Vero, vero. Nuove modalità, mamma, ma io smasco, mamma. Sì, le maschere. Mamma, è vestito da Tingo. Mamma, vestito da quello oh lì. Oh mio Dio! Quello lì è quello di Wind Waker della di Deku, i The Queen, qui si chiamavano. Non come ricordo. Sì, io odiavo io quelle cose, mamma mia. Ci sono poi il balletto alla fine, oddio. Quel Zelda ci piace sicuramente. Sì, Zelda mi piace. Cioè io la prenderei la Switch solo per The Zelda, Master ma costa. Master Trials Expansion Pass. Dio, il Perry! Ah. Attenzione! Ma anche il Perry, hai visto? DLC pack 1, attenzione, quindi sicuramente ce ne saranno anche altri. Sì. Allora, minimo 3 ne dovranno fare, dai. Oh! Tanto il miglior NPC questo casuale che c'è, cioè in Wind Waker del tizio col cannocchiale che quando gli parli qualsiasi cosa gli dice ti fa boh! E giustamente Benji che fa gente che fa versi, mi pare vero, non riesco a farlo bene, ma è stupendo quello lì. E tu eri lì a cliccare ogni io, volta. Dio un Dio, l'ho fatto un miliardo di volte. Mai fatto, strano. Due delle C in programma, dice Shampoo. Una adesso e poi l'altra forse a dicembre. Poi quello con... sì, e questo qua è proprio l'altro. Sì. Questo è l'altro. Allora. E c'è il Season Pass che costa 20 dollari, che quindi sarà 20 euro. Beh. Sì, eccoli là. Prezzo non male. Non male, dai, non male. Fortuna Sky me l'ho fatto vedere poco. Sia per Switch che per Wii. Te l'hanno fatto vedere. No, che okay, meglio. Lì faceva, non è che parlava, però faceva un verso allucinante, stupendo. Che è il verso praticamente sostanzialmente del pirata, però fatto tutto strano, è lunghissimo, fino a che praticamente alla fine non gli andava via il fiato. Madonna, gli Amiibo. Sono l'unico qui, gli Amiibo rompono i coglioni a livelli incredibili. Sì. Però ci guadagnano un palo. Quello sì, è normale. Però c'è la tizia in mezzo alle gambe che c'ha un palo. Infatti! Diciamo che sembra un po' con un palo nel culo la tizia. Senza il sigla. Per essere maliziosi, ma... Dai, sembrava abbastanza. Oh, attenzione. Reggio ormai ovunque, anche mi spiace. Bring people together. Play anywhere with anyone. Sì, l'abbiamo capito, più giocare ovunque. Then anywhere has to include a stop right here in LA. Tanto ovunque sarà il cesso, praticamente. La appena arrivato, si è perso. Si è perso un po' di roba. Minchia, roba incredibile, roba incredibile. Se lo dico io, Metroid Prime 4 annuncio di lavorazione, che è proprio di estasi in mano. Poi Xenoblade, Pokken, Pokémon RPG che dovrà arrivare. I due DLC espansioni di Zelda. Di Zelda. Australia, New Zealand, and Japan to see whose colorful skills are the best.
Fire Emblem tomorrow, si interessa. Ah, domani c'è pure il Pokken Invitational. No, ma guarda, vado a Los Angeles, se parto adesso, se parto adesso ci arrivo forse. Tosta. È vero, Shampoo sembrava Gilla Gorilla. Cazzo. Oh, mio Dio. Cioè, andate a vedere un'immagine di Gilla Gorilla. By battling on the show floor. Ah, ok, Epic, vedi, quello è il problema. Quando ho scoperto che bisognava comprare le statuine, ha comprato un altro gioco, poiché... Kyle Anders l'avrei preso per Crash Bandicoot. Se non fosse che adesso uscirà senza problemi. Ancora Mario Kingdom Battle. Ah, ce lo fanno rivedere? Sì, è normale. E rifanno rivedere anche il nostro amico CEO di Ubisoft. Eccolo! Hello, I am the CEO of Ubisoft. I'm in my home eating my baguette. Eating baguette and che poi ha spoilerato dietro gli amiibo di The Rabbids vestiti in questo modo. Magari ai fogati interessa, Sì, ci sono. Vestiti nello scaffale. È il Roomba Simulator. Sì, sì, che Roomba. Tactical adventure. Mario, if you don't know how to play tactical adventure. Poi vedere che uomo gli ha detto che era una donna. We can't wait for you to play the game on August 29th. We can't wait for you to buy the game and give us your money. We need more baguettes and more croissants. No, mio Dio, cosa ho visto. 29 agosto 2017. Bene. Ma è Tonile, ha detto. Ah. Rocket! No, 29, sì. Rocket, sì. Ecco. Rocket. Sì, questo abbiamo visto inizialmente. Rocket ci va anche questo su Switch, è carino. Potremmo... Questo è normale. Oddio! Sono le cose personalizzate anche cross network play. Però col PC possiamo sfidare di switchare. Nuova linfa. È come secondo me Xbox e gli altri, senso che fanno cross play, okay, che fanno solo su PC. Ah, ok. Ah, su PC. Ah, vabbè, comunque. Vabbè. Complete with cross network support that lets you play against opponents on other platforms. Oh, comunque tanto di cappella sti due signori, perché hanno fatto un gioco della Madonna e lo sono qui a portare avanti con praticamente a supportarlo. Sì, sì, col modo migliore lo stanno portando avanti, cioè quello che riguarda sia il supporto, sia sì, hanno i volti classici di quelli furbetti, ma che sotto sanno come fare le cose. Furbetti. Sì, quindi furbacchioni, pontemponi. Oh, mamma, qui. Nuovo Xenoblade. Nuovo. No, i colori sono più chiari. Cos'altro? Jurassic Park. Attenzione. Sarà Monster Hunter Double Cross. Potrebbe. Però questo qua è un T-Rex diverso da quello che abbiamo visto la scorsa volta. Ah no, è Odyssey. Mario? Mario Odyssey. Che punto fa gli spoiler? Ah, perché c'ha il... Oh mamma. Oh mio Dio, c'è il cappellino. No, Mario nel Vespino, bellissimo. Oddio, ma che musica. Vestito anche da messicano! Oddio, musica è... Quello è il mondo noir, per così dire, con il bianco e nero. Sì. Oddio, vestito come Mario All Star, vestito in stile... Ah no, sta in stile americano. L'americano, tipo, mi sembra che era vestito così su Super Mario Golf, ma ti parlo di tempi vecchissimi, forse del Game Boy, guarda. Ma cioè, possiede le rane lui, cioè, sì, puoi possedere i mostri col cappello, possiedi proprio tutti i mostri. Bellissimo. Proprio Bill. Carina questa meccanica. Bellina la meccanica. Assomiglia un po' quella di Kirby, la fine. Questo gioco piscia in testa agli ultimi Sonic fatti in 10 anni, dice Shampoo. Beh, ma qualsiasi gioco, ma Sonic sono, ormai, tranne quelli in 2D classicissimi, praticamente saranno un limbo. Uno, massimo due in tutta la storia di quelli 3D decenti, tipo Sonic Generation, ma ne conto pochissimi.
Per me è già fare il culo tipo i Galaxy, per dire, già. Bisogna vedere come... Oddio, puoi possedere anche il taxi, puoi possedere. Bellissimo. No, no, è molto interessante questo. No, questo è anche il tizio, vedete? Anche gli umani. Meraviglia. Data ufficiale. Penso la diano, vediamo. Sì, sì, sì. Il 10, ok. 10-27, perfetto, quindi. Ottobre. Il 27 ottobre, ottobre arriva... Sì. Devo comprare una Switch? Oh, mi sa che è finito. Io per Prime, no. Prime ho tempo. È finito? Sì, credo che, finito. Ragazzi, sia finita la conference. Finito. Sì, è finita. È veloce, indolore, comunque sia buona, direi. La metterei, sì, più o meno sullo stesso livello di... non penso di Ubisoft, ma è sullo stesso livello di Sony, perché è molto corta, comunque sia. Quindi comunque sia un 7, 7 e mezzo, anche questa, va bene. Sì, ma però le bombe, qualche bomba l'ha portata, interessante. Sì, ha portato Metroid come bomba, che non è niente male. Sì, allora, portato... Sì, è una grossa, sì, parola, eh. Sì, infatti. Proprio per quello che non gli do di più. Che se avessi visto veramente delle bombe incredibili con tanto di gameplay e anche magari qualche anno di rilascio. No, è stato molto, molto come Sony, secondo me. Cioè, hanno fatto vedere roba che si sapeva già, qualcosina di nuovo, ma comunque legato a roba vecchia, quindi niente roba nuova, nuova, nuova. Dai, io se la compro, la compro soltanto con Metroid Prime, quindi ho tempo di risparmiare. Insomma, sì, bella, carina, tempo, niente di che. Tempo. Epica, adesso stacchiamo e oggi ci prendiamo un po' una pausa dallo solito streaming delle 21, visto che abbiamo fatto gli straordinari in questi giorni, e torniamo domani, comunque sia, domani mercoledì, come sempre alle 21.30, e si riprende con le streaming classiche di sempre. E poi bisogna dire, nel senso che, vabbè, di Switch momento cosa comprerei se l'avessi preferita, ma l'avessi data regalata, Zelda. Avrei preso Zelda. E basta. Prenderei Mario e Metroid. Beh, Skyrim. Sì. Skyrim, oh mio Dio. Skyrim, direi. Quello lì sta bene quando va giù in accesso, sta bene praticamente. L'unica cosa buona, diciamo, di avere una Switch e poi giocare. Ragazzi, è stato le 3 di Skyrim. Davvero, è stato le 3 di Skyrim. In 4 praticamente conferenze tutti. Tutti praticamente se... Boh. È pauroso. Ragazzi, avete qualcosa da dire, qualche commento, altrimenti finiamo noi di dire qualcosa, tanto sono gli amici, sono sempre tizi giappo che vestiti nei peggiori modi possibili, come sempre, quello lì è un classico. Classicissimo. Che parlano di neofilosofia orientale, sicuramente. Quindi, ho fatto in tempo a leggere un commento nella chat, you can control T-Rex, best game ever. Ecco, beh, certo. Controllare il T-Rex è... No, ma comunque, che non... hanno fatto vedere molto di questo meccanismo nuovo e io volevo più che altro vedere magari un gameplay tipo, magari faranno vedere, non so se lo vedere a sto giro o in altri posti, ma di un livello completo per vedere come si atta un livello, come gameplay, se somiglia di più a uno o a un altro rispetto. Magari durante il Treehouse lo fanno vedere, comunque sia. Sono proprio che come vai a prendere tipo l'eventuale stella o sole che sia, non so qualcosa devi... ottenere praticamente per il livello. Sì, bisogna vedere un po' come funziona. Perché a me la struttura di come dovevi prendere le stelline su Mario Galaxy, ad esempio, non mi piaceva praticamente. No, manca a me. Quelli di Mario 64 e anche Sunshine sono molto più classiche, mi andavano molto bene per quelli sì. Bisogna vedere un po' cosa aspettano più Mario su GTA Shampoo. Sì. Hanno più da tanto fatto notare questo nuovo metodo di trasformazione. Un altro commento, Mario Dishonored Edition. Dishonored Edition, mio Dio. A domani, Epic. Grazie per essere stato con noi per vedere Nintendo. Con i cosi, mio Dio. Niente, appunto, vuoi dire qualcosa? Aspetta, fanno quick look, ragazzi. Eccolo. Sto guardando. Sì, fanno vedere un po' di Mario. Aspetta, che l'audio che... di un pochino, vai. C'è un po' di gameplay, sì. Sì, meno male, dai. Deve essere una zona iniziale, un po' tutorial. Gettoni viola. Ci sono i cartelli. Devi prenderne 100 di da probabilmente la cosina. E ti dicono le mosse, cioè la zona tutorial, una delle zone iniziali. Sì,
Si vede che è italiano Mario, invece di fare il suo lavoro va in giro a cazzeggiare. Non ha mai fatto il suo lavoro, quello è il bello, eh. Cioè tutti i giochi che ha fatto, non ha mai fatto il suo vero lavoro. Vero. Ah, New Dawn City si chiama città. New Dawn City. Ha sempre il coso di checkpoint classico di Mario 3D World. Eh? Intanto, quanto sto vedendo. Questo gli prende un po' di elementi RPG. La base dovrebbe essere, questa, da quanto ho capito, la base. Lab. Non no, voglio dire una bestemmia, come... ma per quello che sto vedendo mi sta ricordando Sony 06. È praticamente... C'è anche lì la città così tizio, no? Cioè praticamente è un po' come se fosse l'hub di Mario 64 o il castello. Quello di Mario Sunshine era la città la, della spiaggia. Voglio vedere qualcosa di questo gioco incita i bambini a fare parkour in giro, a fare casino in giro per le città. Ovviamente da qui poi si può accedere ai vari livelli, bisogna vedere. I love how much it encourages that exploration and experimentation that I think the Mario games along these lines. C'è molto da investire le persone, perché a quel punto magari veramente puoi fare benzina. Si potrà fare benzina. Sì, sopra le macchine, poi andare in giro, farti surfare un po' per la città, bello. New Dawn City Hall Plaza, ok. Vari checkpoint, vari punti di magari di trasporto. Ovviamente puoi anche possedere i cartellini così per fiondarti da altre parti. Qua sarà divertente capire cosa puoi possedere e cosa fa possedere quell'oggetto, quel vario oggetto. Oh mamma. Questi come hanno fatto arrivare qua, scusate? Cioè lui ha usato l'elettricità, ma questi tizi come hanno fatto? Vivono lì. Misteri, ragazzi, misteri da svelare. Vivono lì, sono lì. Ecco quando sono arrivato in questo posto, che secondo me non è un nuovo livello, sembra comunque inerente alla città, non so, è una strada. Sempre un training, sono anche elementi 2D. Assomiglia molto al gameplay del Mario 3D World, moltissimo. Sì, beh, ha preso qualcosa anche da lì, ha preso. Beh, che non è malissimo, è finito rispetto tra i due 3D World e Galaxy, preferisco quello. Questo mi piace di più, mi piace rispetto a 3D World. Ma perché 3D World era incentrato praticamente a essere classico e cioè questo dovrebbe essere paragonabile, se fanno le cose bene, a Mario 64. No, 3D World mi sembrava praticamente un diciamo un 3D Mario Land riprese, sì, rifatto. È così che dovrebbe essere. Prima invece questo mi sembrava proprio qualcosa di preso, studiato da zero, ovviamente. Si vede che ci sono nuove meccaniche, nuovo tutto. Non è uno ciccione che fa casino in città, nessuno interviene. Beh, non è una città normale questa, sicuramente. Effetti. Il tizio non, ma sa, Mario, non se la rischia minimamente con i salti, il tizio. Oh, quella è la luna che ti dà tre vite? No. Preso una luna. La classica luna che si vedeva in Mario World, ragazzi. Sì, vero. Bellissima quella. Sì, imparate come fare un vero Sonic 3D, dice Shampoo, in effetti. È che sai, il problema di Sonic è che devi sempre andare veloce, devi andare, quindi non sono mai cazzo in pensarlo. Capito? Fast! Che go fast! Sì. Bravo. Guarda, salta sopra la gente, questo non sono esseri umani. Mi divertivo ovviamente, appunto, ricordiamo che parlando dei miei vers, mi ricordo che Mario Sunshine saltare sopra gli abitanti dei tropici che facevano dei vers assurdi, sia quando li sei sopra che quando gli schizzavi l'acqua, c'è tipo no! Che line-up, hai visto? Facevo tutti i strani, impazzivo da ridere. Ma il verso più bello lo faceva, se qualcuno di voi sono esperto di queste cose, faceva Mastro Toad. Se gli schizzavi l'acqua addosso, faceva un verso bellissimo. Allora tu ti eccitavi sentendo qualcuno che veniva schizzato. Ok. Ragazzi, questo è d'altro. Io penso che sono il maggiore esperto di esperto in versi. Tanto è arrivato nel punto più alto di questo edificio, interessante, che può vedere dal sulle zonine. Si può lanciare giù, tipo. Sì, fai il salto della fede, tipo là, come Assassin's Creed. Atterrando sui taxi.
Can I quickly interject that in the so as I mentioned the non goal so come giocare sto tizio che sta nelle pezze. Ah, è saltato, è saltato. No, punti spoiler, no. Filerone. Ha fatto il gesto in consulto. Ah, è il salto classico intanto di Mario 64, quello lì che si faceva con Z, ragazzi, che si... Oddio, ma c'è un pazzo che suona sul tetto a caso. Bellissimo. Ma perché c'è uno che suona il gesto? I concerti nel tetto sono i migliori. Peccato che nessuno possa sentirmi. Infatti. Vabbè, ho questi problemi di sue croci, anche il jazzista da tetto. Oh, mamma, sei schiantato e hai fatto male abbastanza. Ora ragazzi. Lui il challenge per Mario, Alex. Oh mio Dio. Ha un salto sui muri classico, sempre presente. Quello è la solita meccanica da 4. でも自分でこういろんなプレイの仕方を探してもらえたらと思うんですけども、それもスーパーマリオ64やスーパーマリオサンシャインから続くものだと思います。それもスーパーマリオ。ペカスとかそのディストロイ。え、かけするにちょっとこれさせてたらなり。そうだね。ま、あの Vorrei vedere come entra nei livelli da questo hub praticamente. Ma la vita mi sa che è coperta dal nostro logo, la vita. Sì, un po' sì. Ha tre di vita praticamente. Penso che potrai anche espanderla forse più avanti. Penso. Tre sembra poca, sembra. Forse se prendi danno non è che te ne esce via una. Forse... Andiamo a vedere. O perdi magari un segmentino e poi perdi il numero, finiti i segmentini. Ah, potrebbe anche essere, è vero. Sì, ma lo sono andato anche quando cadevi per l'altezza, si spiaceva e diventava una sottiletta. Nel vicolo ci sono gli spacciatori, shampoo, potrebbe essere. Ah no, invece... Quindi poi... No, sono proprio 3 hit. Ok, allora forse come dicevo io, probabilmente verrà l'espansione, mamma. Magari... E questo non è male, così meno c'è un po' di sfida, eh. Bella minchiata che ha fatto il tizio. Anche questo. Oh, e fa il fail, cade giù. E gli togli le monete, il fail, è strana questa cosa. Non tutte. Che sono? Perché se ne sta ancora nel lab qua, ancora nella città. Sì, lo vedi che è cittadino. Qui sono queste monete viola che sono diverse da quelle classiche oro e quelle rosse che nella città... Minchia, nello stesso modo, ma sei deficiente? No, non me lo spoilerare. No, è morto di nuovo? Di vederlo. Ma si è suicidato palesemente! Sì. Questo è proprio suicidato, proprio pro. Suicidato male. Da qua non ha senso, Ti ho detto io prima si notava che era molto praticamente cauto, perché quelli troppo cauti fanno queste fine. Questo vogliono fare shampoo. Vogliono fare bella figura. Comunque sì, su Mario 64 un po' la vita infinita ce l'avevi perché entravi in acqua e... Sì, io resto stupendo come meccanica. La meccanica era un po' buggata. Poi c'era l'acqua buggata di un livello che ti ammazzava. Era quella lì fredda, mi pare. Ah, sì, la gelata. La strozza gelata, sì. Che funzionava al contrario. Sì. Un'altra luna. Non è che si deve prendere veramente le lune a sto giro. Le lune si prendono facendo questi mini percorsini difficili, tipo come se fossero bonus di Crash Bandicoot. Le vedete in alto a sinistra ci sono le lune. Adesso in questo momento ne ha due. Finito. Punti spoiler contigo. Beh, comunque abbiamo visto un po' di gameplay, peccato che... Ah, un po' di gameplay l'hanno fatto vedere, non è male. Come ci deve i livelli, perché comunque là siamo qua nel lab, prendere le robizze... Ah, fanno vedere dell'altro, non è finito. Sì, bene. Ah, perché comunque sia, ovviamente questo è il titolo di punta della Switch per l'anno in corso, dell'autunno. Zelda. Ah, c'è una verde.
Ah, è entrato nei livelli, però non ci ha fatto vedere come. Annari, mi interessava. Vedere come ha fatto entrarci. Cristalloni qua. Questo è quello un mondo del West, tutto strano, sì. Che ricordo. È vero. Con i teschiettini messicani. Facciamo venire voglia di messicano, mi sta facendo venire voglia. Non male. Sono degli ma ragazzi, ma gli iceberg del deserto ancora, incredibile. Sono questi triangoli viola che sono? Sono presenti con i rispettivi delle monete. E anche qua bisogna prenderne 100. 100 anche che non sono i gettoni classici con gli oro. Quindi immagino che comunque sia questo tipo di moneta la puoi spendere solamente anche in questo tipo di... Bisogna vedere se magari appunto dal premio classico tipo... Eh sì, perché ne ha preso 13 di 100, magari ti dà anche il premietto, ti dà... Sera, Nicola, ciao! Nicola, ciao, sei arrivato proprio a fine, siamo qui un po' extra per vedere un po' questo gameplay che... L'hanno avviato subito e l'abbiamo approfittato, ma la conferenza Nintendo è finita. Nel deserto, dice Shampoo. Quando vediamo un nano ciccione agile come un gatto. Ma non è ciccione, guarda come sta in forma, guarda il profilo. È già meno pancia della mia, eh. Io ho un po' di pancetta, ce l'ho, forse un po' anch'io. Alla ah, c'è anche il salto quello all'indietro con il tenuto pigiato Z e poi il salto. No, quello... Sono le meccaniche di Nintendo 64. Vai, quello è positivo, è quello è positivo. È entrato in uno shop. Oh. Crazy Cap. Cappello pazzo, vediamo. Oh. Beh, vediamo. Per come ci hanno messi direi proprio di sì, eh. Ah, ok. Allora, portando le monete gialle sì. Possono essere usate in tutti gli shop del negozio, mentre quelle viola solo nello shop del mondo in cui... No, gli shop di tutti i regni, ha detto. Sì, sì, vabbè. Di tutti qua si vede. Oh, mamma, vedi, ti prendi il cappellino in classico. Il cappello ti... Che secondo me funziona solo lì, cioè, tu ti compri la roba... Così puoi entrare... già a posto con quello, sì. Così puoi entrare nelle cose strane, tipo c'è quella specie di sfinge e quella piramide là, che bisogna vedere magari potrebbero essere utili per accedere a zone dell'area, della mappa, potrebbe essere, tipo che tu non hai quello da 25 e non sblocchi l'accesso, potrebbe essere. Una chiave, sai, stile classici giochi, tipo Uncharted. No? Nel deserto, Mario Zombie Battle Confirmed, bellissimo. E manca Mario Zombie, attenzione. No, mica. Il giorno che fanno Mario Zombie, io mi ritiro completamente. Comincio a spingere come dai Sudoku. Oh, mi è diventato Hitman. Che rubi i vestiti ed entri nei posti. Oh. Sì, probabilmente anche qua. Che magari avendo sbloccato il vestito ti fa accedere nei zoo, quindi secondo me anche negli altri oggetti funzionano allo stesso modo, e che non è male. Oh mio Dio, everybody dance! Oh mio Dio, cosa sto vedendo? Oh mio Dio, cosa sto vedendo? Che meraviglia, lo voglio. Oh mio Dio, cosa sto vedendo? Oh mio Dio. Però ho vinto la luna verde. La luna nera. Parlare con i nuovi amici, vedi? Ragazzi, è sempre alto a sinistra, notiamo. Minchia ragazzi, e poi abbiamo notato che sono praticamente le monete, quelle viola a numero esauribile, cioè abbiamo visto quelle che lui ha preso prima, sono tutte trasparenti, perciò devi probabilmente trovarle tutte con il livello normale, questo diversamente parlando sicuramente per quelle d'oro che sono classiche normali. Vedi, l'ho trovato la sfinge là, c'è la sfinge a sinistra, magari se la metti a destra in altri posti ti fa sbloccare. Andiamo a vedere. Il cappello sembra sgravo, meccanica. Eh beh sì, ti permette di evitare di farti i calcoli per saltargli addosso praticamente, che poi puoi anche buttarlo a mo' di circolare. C'è quello sgravino sembra. Guarda, fa addirittura lo spammino per prendere tutte le monete. Fico. E di qua l'ho usato perché altrimenti non poteva prendere quei cerchi. No, ho preso tutte le monete. La meccanica. Ha preso questo che se non ci sarebbe arrivato mai. Ovviamente i primi livelli magari spero siano più facili, poi arrivare a quelli più complessi. Ovvio sì. Sì, questo è Mario Odyssey. Mario Odyssey questo, Nicola, esatto. Arriverà anche Metroid Prime 4, sono le Sono i muri invisibili, punto.
un Pokémon per Nintendo Switch come quelli classici RPG, però quello andrà molto avanti perché non hanno mostrato neanche un mezzo trailer, solo un annuncio. Poi Xenoblade Chronicles 2 hanno mostrato Kirby, Yoshi, tutti i giochi diciamo un po' classici che c'erano anche sulla Wii U, però rifatti con dei sequel proprio per Switch. Ah, guarda cosa ha messo, che si vedeva anche nel trailer prima. Sì, sì, sì. Oh, che bello. Oh, no, questo mi rende molto gioioso. È tipo Zelda Between Two Worlds. Sì, 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 quello che c'era su DS. Sì, sì, ce l'ho io il gioco. Ce l'hai? Sì, sì. Io no. Lo trovai a poco perché ne fece lo sconto tipo a 15-20 euro. Molto, molto bello quel. Ho letto anche di Metroid, minchia. Sequel, sequel, Nicola, sequel, sequel. Metroid Prime 4. No, i rifatti li hanno già rifatti. Li hanno già rifatti, rimettere. Io ripeto sempre i primi due Oscar e il terzo, niente. Comunque sempre più valido di Other M e altri tipi. Tra i Prime 4 e 4 fanno un capolavoro alla fine. Che poi io gli dico, cioè, tu mi avete proposto continuamente Retro Studios con Donkey Kong e menate, stoppaglie, Metroid Federation, cioè, che tra l'altro non è neanche uscito, senti, non è neanche uscito il nome dei developers. È vero, non è uscito. E chi lo starà facendo? Ragazzi, ai, adesso ho messo la pulce nell'orecchio, t'ho messo. Fare Retro Studios è un problema. È quello che non dissi Metroid Prime quando ho visto il 4, che non c'è scritto nulla. Carino comunque questo. No, mi piace un sacco questa meccanica. Simpaticissimo. Basta farla nei momenti giusti. Sì, infatti, quando va, ci stava da Dio, ci stava. Sì, Nicola, mi piace anche a me, mi piace. Comunque vedi, cioè... Su. Questo è palese che sia un seguito di quei classici, perché Mario 64 aveva la stella, Mario Sunshine aveva il sole e poi c'è la luna. Cioè, praticamente sì. Si fa il cambio, si fa. Manca il prossimo con la meteora e poi basta. È vero. O i pianetini. Altro che Sonic Shampoo, tipo eh? Il gettone Pizza Planet. Il gettone? Pizza Planet di Toy Story. Toy Story 2. Adesso hai fatto venire voglia di pizza. Cazzo, c'ho fame! No, una pizza messicana, Dio, com'è? Sì. Una pizza messicana, vabbè, avrà, immagino, jalapeño, avrà... Piccantissima, piena di... Piccantissima, piena di... Vabbè, buonasera, buonasera. Fagioli, no, vabbè, ma come si è ammazzato qua? Ma si è suicidato? Madonna, è veramente... Tizio, I'm doomed! Profitto per ricaricare. Ah, oggi mi è partito Inter. Bene. Grazie per il saluto. Oh, oggi è partito Internet, Tariele. Peccato. Ma guarda, Tariele, oggi ci prendiamo una pausa, eh. Non facciamo la streaming delle 21.30 oggi. Facciamo direttamente una giornata, diciamo, un po' di riposo. Visto che ce la sonnecchiamo. Sì. Sì. Così ti puoi anche allenare ancora per Tekken offline, sì. Sperando che domani torni la linea, perché domani alle 21.30 si torna. Ah, dovresti tornare. Mamma cactus. Sta a metterli velenosi, classico Dark Souls, che esplodevano morto. Certo. E poi anche la scritta You Die. Bellissimo. È uscito anche un gameplay di Evil Within, un minutino e mezzo di Evil Within 2, io stamattina sempre. Domani si festa a sangue con i follower, Ricola c'è sempre, rimarrà un caposaldo quello. Ora che c'è Paul, poi, e anche altri che sono aggiunti, sicuramente potranno... Oh mamma. Boss Battle qua su Mario. Vediamo com'è. Sarà la prima con come si muove la tizia. C'è problemi. Perché non l'attacca adesso che è smerdata? Minchia, ok. Oddio, è diventato un UFO. Ma cos'è uno facile. Di coso che c'ha il cappello? Come si chiama quello di Mortal Kombat col cappello che Kung Lao. Kung Lao, bravo. Punto, è esperto di Mortal Kombat, anche lui.
Preferisco i King Koopa come boss, tanto per variare, ma alla fine sono i primi sono sempre stati abbastanza facili, gli do questo beneficio del dubbio, anche nei vecchissimi Mario i primi erano sempre molto facili, tranne quello dello SNES, che se non facevi bene crepavi come un cane nella lava, eh. Dariele, grazie per essere passato, grazie, domani grazie. In caso se tornerai in internet, speriamo bene, ciao ciao. Ciao ciao. This is really good timing because the character I like the most is the one you're fighting right now, Harriet. She has this great contrast. Perché non attacca che smerda? Forza. Perché fa questo? Tricky little sister of the group here. Non so, girotta il boss per lo sì, è palesemente un momento in cui la devi colpire, non fa un cazzo. Vabbè. Ma guardalo! Ma che fa? Ma perché? Vai a colpirlo, Dio buono! Mamma mia, oh mio Dio, cosa sto vedendo? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh, l'ha colpito proprio al momento giusto poi, cioè. Oh mamma, va bene. Vabbè, fanno giocare il tizio lì. Ha capito, sembrerebbe. Nicola, giocavi solo SNES, anch'io. Ragazzi, chi è che non ha giocato lo SNES? Le console migliori Nintendo. Super Nintendo Entertainment System. Right. So that's a Grand Moon worth 3 power. Grand Moon ha preso. Grand Moon. Celebrating with Mario. Sembra un casco di banane, sembra, proprio di lune. Banane, ma di lune invece. Sempre verde. All right. So that's what we have for gameplay. We did have one more little feature. Oh, mi dicono che è uscito anche il gameplay di Vampyr. Ah, sì, ma abbiamo gli orari, adesso li postiamo, se per caso qualcuno interessa. Dopo finito qua lo guardo. Io mi guarderò praticamente alle 11 la roba di COD. Sì, la guardo anch'io quella di COD e poi vediamo un pochettino cosa presentano. Niente, adesso penso che sia finito del tutto, probabilmente. Hanno fatto dire abbastanza, comunque sì. Sì, dai, hanno fatto una bella mezz'ora di gameplay. Adesso, ovviamente, molto soddisfacente. Sì, mi è piaciuta la diretta Nintendo. Brevissima, ma non mi ha fatto roba interessante, hanno dato belli annunci. E, ripeto, per me è a livello di Sony, più o meno, come conferenza, si può chiamare conferenza. Quindi a sto giro vince veramente Ubisoft, ragazzi. Già. Della conferenza Sony che ne pensate? Nicola, potevano fare meglio, potevano fare, anche perché c'erano comunque sia trailer che potevano mandare in più e fare un'ora e mezza, magari. Un po' sottotono rispetto a quelle degli anni scorsi, direi la peggiore. PS4 come sì, soprattutto per il fatto che non è stata annunciata nuova IP o io, bombe galattiche, insomma. Esatto, io diciamo per opinione mia metto Microsoft davanti a sto giro di mezzo punto, un 7.5 a Microsoft, un 7 a Sony come conferenza. Però capisco che c'è gente che ovviamente ha molto interesse per Days Gone, ha molto interesse per Spider-Man, però a me quei giochi invece non interessano tantissimo. Un po' God of War sì, mi interessa molto Monster Hunter, anche Shadow of the Colossus non è male come cosa, però diciamo che serve qualcosa di più bomba. Vedremo nelle prossime, adesso Gamescom, Tokyo Game Show, insomma, anche PlayStation Experience arriva sicuramente qualcosa di più grosso. Nicola, è partito Shadow of the Colossus, ti sei pisciato addosso. Le bombe le tengono per il Tokyo Game Show, Shampoo, penso anche io che qualche bombettina lì e anche qualche. Se vuoi io ho fatto l'immagine con solo le scritte delle cose, vuoi lo posto? Postalo, postalo pure su Facebook. L'unica che scrivo adesso anche all'interno praticamente come dovete farvi il calcolo. Adesso mi ricordo io che aveva detto le due erano PM, erano le 23, giusto quello di COD, quindi sì. Quante ore sono finito, in finito ufficialmente qua. Tanto l'ho tolto. Ambulanze che passa. Tanto la rete è chiusa, la sentite anche poco. Quindi sono 9 ore di differenza. Dovete aumentare di 9 ore quello che è scritto lì. Praticamente se lo scrivo. Fate più 9, fate e avete gli orari di quello che verrà mostrato. In questo caso non dovete vederlo sul canale di Twitch, non dovete vederlo, dovete andare a vederlo, penso, nel canale ufficiale PlayStation. Ovviamente. Morti per hype, erano quelle le ambulanze, certo. Vedete che sta male.
Ubisoft che ha presentato, Nicole? Ha presentato anche loro una roba di Mario con i Rabbids, che è un po' Mario RPG rifatto, un po' alla XCOM anche. Hanno presentato un gioco praticamente piratesco di abbordaggio navi. Sì, con gli Skull and Bones, che è un po' completamente online. Sì, è roba online, che metti dura... For Honor e metti online, sì. Però quei pirati... Sarà dura metterlo a posto dal punto di vista di bug e altre cose. Tra l'altro, per quello hanno annunciato i server dedicati. Sì, però... Attenzione. La beta l'ho già ordinata, speriamo che mi arrivi. Vai, ho pubblicato su Facebook, eccolo qua. Hanno mostrato tutto. Poi Far Cry 5, hanno mostrato Just Dance, vabbè, insomma, le solite cose Ubisoft, però hanno fatto una conferenza con bombe. Non dimentichiamoci che c'era Beyond, c'era. Beyond Good and Evil 2, assurdo. Sì. C'era Beyond 2, quindi anche quella è una bomba che Ubisoft ha tenuto alla fine, perfetta, proprio al bacio. Una bella conferenza quella di Ubisoft, dai. Hanno fatto bene. Però c'è stato un applauso sincero, che è stata una cosa clamorosamente assurda. Sì, perché c'era il panda dell'immondizia uscito lì da. Ragazzi, ho scritto tutto praticamente dove trovarli nel canale ufficiale PlayStation. Dovete aggiungere le 9 ore del calcolo per trovarli. Quindi, ad esempio, se alle 2 di pomeriggio c'è Call of Duty World War 2, in realtà sono le 23 di sera. Perché PST dobbiamo essere invece noi CEST, che siamo al centro. Sì. Il nostro è centro. Central Europe Southern Time, sì. Sì. Bene. Vedere ancora. Guarda però le postazioni vuote. Infatti il Vampir praticamente c'è scritto 12:45 ed aumentare di 9 ore. Ponti, quando lo fa. È una tristezza però quello che vedo alla Treehouse. Ci sono tutte le postazioni di Mario vuote praticamente. Non ci sta giocando nessuno. Grazie che devono aprirlo, non ho idea. Niente, praticamente, ragazzi, abbiamo finito. Sì, ci sentiamo, abbiamo finito l'Intel Show, finito, non ce ne frega niente. Sì, finito le tre anche per quest'anno. Finito le tre anche per quest'anno, un po' sottotono rispetto magari a quello degli anni scorsi, ma dai, qualcosina sta arrivando. E altre conferenze soprattutto arriveranno, che okay. Magari faremo anche noi. Spero ci vediamo allora domani. Vi sia piaciuto tutto, anche come l'abbiamo impostata noi. Sì, un po' divertiti. La novità della doppia webcam, dai. Grazie anche a Ponti per la presenza. Grazie anche a Ponti, certo. Grazie a voi. Ci vediamo domani allora alle 21:30 e si porterà qualcosa. State connessi su Facebook e vediamo un po', decidiamo cosa portare domani. Se tornare su Tekken o fare magari una serata anche Rocket, insomma. Qualcosina domani, si tira fuori. Domani non credo, non ci sono io. Nel caso allora probabilmente ci sarò io, allora forse con Tekken probabilmente, ragazzi, alle 21:30. A domani Alex, buona serata. Ciao ciao. Ciao a tutti. Ciao. A domani. Ciao.